Poi rimangono 12 interventi prima delle conclusioni di Mimmo Lucano. Ciao Mimmo, io veramente non sono emozionato, sono incazzato proprio, perché sono incazzato, perché incazziamoci tutti quanti, perché cioè, c'è troppo buonismo in questa situazione, non è che siamo nel Trentino e allora le istituzioni, la Guardia di Finanza non sa che fare, la Prefettura non sa che fare, perché lì non succede niente, almeno dalle notizie che noi abbiamo, e allora va da Mimmo a rompergli le scatole. Ma qua siamo in una regione dove c'è l'andrangheta in ogni, sotto ogni albero. Abbiamo amministratori regionali che sono sotto inchiesta per cose gravissime, abbiamo assessori che stanno per finire in galera, abbiamo rappresentanti del governo che hanno appunto, sono nelle mani in pasta con la massoneria, con i partiti che sono appunto impelagati in tutte le storie più grandi che ci sono in Italia, poi alla fine dobbiamo parlare di Mimmo Lucano, cioè loro, noi che stiamo nel basso, noi che viviamo nella strada e che vediamo i rifiuti tossici, vediamo operai morti nelle fabbriche e chiamiamo i magistrati, chiamiamo la Guardia di Finanza, diciamo a questa gente di venire a fare indagini in questi luoghi dove ci sono disastri ambientali gravissimi, dove ci sono speculazioni edilizie, non vengono mai, non li trovi mai, li chiami e non li trovi, se vengono appunto fanno finta di venire. E quindi questa storia di Mimmo Lucano fa incazzare, in questa Calabria fa incazzare, e fa incazzare davvero. Cioè non possiamo pensare che non ci sia dietro, ecco io non sono tanto tranquillo, perché io dietro a questa cosa vedo delle manovre politiche che vogliono far fuori, non Mimmo, vogliono far fuori un'idea, vogliono far fuori un modello che sta dilagando in Italia, se ne sta parlando grazie a tante cose. E quindi questo tipo di modelli in questa Calabria, che è appunto Calabria di 'ndrangheta, massoneria e partiti che sono compromessi l'uno con l'altro, e il fatto di Mimmo diventa pericoloso, perché può diventare appunto, può dilagare, può diventare esempio, e quindi va bloccato con tutte le cose che si possono inventare, può darsi pure che diranno chissà che cosa, che fa parte dell'ISIS, che farà qualcosa, inventeranno qualcosa. Spero che non prenderanno seriamente questa mia battuta, che è una battuta, sentite che è una battuta, però secondo me è una manovra politica che serve a eliminare questo tipo di modelli. Io faccio una proposta, creiamo da stasera, tutte le persone che siamo qua, un osservatorio permanente sul Riace, di modo che devono sapere che Mimmo non è solo, che non è uno che lo possono giocare. Cioè, se voi